Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare di trasporto pubblico locale e di un accordo in un certo senso storico, quello firmato 2 giorni fa tra i vertici della TUA e i sindacati che esprimono soddisfazione per l'accordo raggiunto. Il servizio di Paolo Renzetti. Rolandi, cosa cambia questo accordo anche nei rapporti tra i vertici della TUA e i sindacati? E cosa nel merito cambia per i lavoratori, ovviamente? Ma cambia tantissimo. Io credo che sia stato quell'accordo sia stato il giusto epilogo, diciamo, ad un periodo durato davvero troppo tempo, un periodo triennale fatto di divergenze, di continue conflittualità con l'impresa. Era assolutamente necessario ripristinare corrette relazioni industriali con l'azienda, soprattutto alla vigilia della presentazione di un piano industriale, di un piano programma fatto di ingenti investimenti. Sinceramente questo progetto non avrebbe avuto molto senso se non fosse stato corredato da un accordo con le parti sociali. Noi con questo accordo abbiamo inteso intanto ripristinare le regole per quanto riguarda il personale che dovrà essere assunto da qui ai prossimi mesi. Parliamo di circa 130 assunzioni ai quali abbiamo chiesto all'impresa che a questi lavoratori vengano riconosciuti i diritti contrattuali che vengono riconosciuti al personale in forza all'impresa. Quindi diritti significa maggior salario, significa anche normative adeguate al personale. Ma poi abbiamo voluto dare delle risposte anche al personale che è attualmente in forza, che anche qui con il periodo pandemico, con i 2 anni pandemici, aveva supportato davvero tanti sacrifici e tante restrizioni. Da qui avremo le trasformazioni di circa 100 operatori, 60, circa 30 sono gli autisti, poi ci sono altre figure professionali. Ci riferiamo al personale di manutenzione piuttosto che agli amministrativi che sono stati assunti con la condizione di part-time e che saranno trasformati a tempo pieno. Per un totale di? Per un totale parliamo di circa 80 lavoratori da trasformare da part-time a full-time, molti dei quali saranno, questa trasformazione avverrà da subito, mi riferisco agli operatori di esercizio, agli autisti che sono stati assunti nel 2017 che stavano ancora in una condizione di part-time, altri 30 lavoratori, altri 30 autisti saranno trasformati in occasione delle prossime assunzioni. E poi sono stati fatti accordi anche per dare dei ristori economici, ci riferiamo al bonus carburanti, piuttosto che porre le basi anche per creare un premio di risultato ai dipendenti. Le marinerie italiane invece sono in subbuglio per il caro gasolio. Oggi incontro all'Aurum di Pescara per fare il punto della situazione e per decidere un'azione comune da porre in essere. Questa mattina a Pescara all'Aurum ci sono i rappresentanti di tutte le marinerie d'Italia. Lucio Di Giovanni, insomma, il problema è sempre lo stesso, il caro gasolio. Siete arrivati in un momento di non ritorno. Cosa siete decisi a fare? Che cosa farete se non ci sarà qualche risposta da parte del governo? Siamo al punto di con l'incasso non riusciamo a pagare nemmeno le spese, stiamo lavorando rimettendoci in sostanza, con la speranza che non succeda niente, non ci succedano avarie, danni alle barche, al porto che già sanno tutti bene come sta la situazione. Per cui è ora di decidere cosa, di che morte morire, perché qui a queste condizioni è una lenta agonia, stiamo annaspando nell'acqua, insomma, non c'è possibilità di salvarsi. E quindi qua con quasi tutte le marinerie d'Italia si sta affrontando insieme l'argomento principale che è il caro gasolio, perché tutte le marinerie, chi più chi meno, ce l'hanno i problemi da sempre, ma quello attuale, il caro gasolio, è quello che ci ha messo in ginocchio e se non troviamo una strada, qualcuno che
prenda provvedimenti, qualcuno che ci possa aiutare in qualche maniera. Siamo costretti a fermarci tutti perché non è più, stiamo lavorando gratis adesso, se si va avanti così abbiamo i giorni contati, tutti, i più bravi, i meno bravi, purtroppo siamo segnati a queste condizioni. Ma uno sciopero potrebbe essere la soluzione? Uno sciopero dove forse sarà necessario per farsi sentire, perché noi siamo abbandonati da tutti, siamo un branco di pecore sciolte, senza non dico un pastore, ma almeno un cane che ci raggruppi, che ci dia indicazioni per poter risolvere la cosa. La questione è questa. Adesso vedremo, ognuno dirà la sua, a seconda pure le necessità delle marinerie, non sono tutte uguali, chi c'ha un problema, chi ce n'ha un altro, i trasporti, logistica, tutte queste cose qua, quindi il discorso è abbastanza complesso, vediamo cosa verrà fuori stamattina. Aziende costrette a fermare la produzione o a rimodulare i turni di lavoro, a risentire del conflitto in Ucraina sono in particolare le aziende dell'automotive del Chietino. L'analisi dei dati con il segretario regionale della CGIL Francesco Spina, al microfono di Selenia Secondi. Da uno studio delle Camere di Commercio emerge che l'economia abruzzese sta risentendo sia in termini di export che di import in seguito al conflitto Russia-Ucraina. La provincia di Chieti è particolarmente esposta nei confronti della Russia sia per i metalli industriali che importano le aziende del settore automotive, sia per l'export verso la Russia che fa segnare un meno 75% di esportazioni dal 2013 a fine 2021. Il possibile blocco dell'importazione di gas e petrolio, oltre che di materie prime come grano, olio di semi dalla Russia e dall'Ucraina, sta già provocando forti rallentamenti all'economia, con aumenti considerevoli dei prodotti finali, e pone forti dubbi sulle capacità del tessuto produttivo di reggere gli aumenti spaventosi di queste settimane. Molte aziende stanno rivedendo i loro piani, fermano la produzione, rimodulano i turni di lavoro, mettono in cassa integrazione i lavoratori e per il momento reggono ancora, ma se le cose dovessero precipitare, il tessuto produttivo sarà messo di fronte al rischio di collasso. Noi solo verso la Russia, in termini di esportazioni e importazioni dal 2014, perché questa è una guerra lunga che ha avuto il suo apice brutale a partire dal febbraio 2022, ma sono saltati già 800 milioni di interscambio commerciali. Ci sono tante situazioni che ovviamente vanno viste anche in virtù del fatto che noi importiamo materie prime essenziali anche per la produzione di marmitte catalitiche come palladio, quindi relativamente al mondo dell'automobile. Ma importiamo anche il grano, importiamo l'acciaio, siamo importatori e esportatori anche verso quei paesi di mobili e di tanti altri prodotti, quindi è una guerra atroce che prima riusciamo a fermare, o meglio i potenti di questo mondo riescono a fermare, meglio è. Dall'altra parte prima cominciamo a dire che ripartiamo da una riprogrammazione vera a livello nazionale ma soprattutto territoriale, e prima riusciamo ad affrontare meglio le grandi sfide che abbiamo di fronte. Andiamo a Pescara adesso, perché il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna a lanciare l'allarme sul problema sicurezza nel quartiere Fontanelle. Pettinari, siamo di nuovo qui a Fontanelle in via Caduti per servizio. Le problematiche restano, sono tante, ma ci sono anche altri episodi che sono accaduti negli ultimi tempi e che sono sicuramente inquietanti. Si aumentano di giorno in giorno, è da 20 anni che conduciamo questa battaglia, è nostro dovere starci, riaccendere i fari, perché queste persone non ce la fanno più, cittadini onesti che sono costretti tutti i giorni a subire vessazioni, angherie, violenze. Abbiamo mostrato delle immagini questa mattina, poi vi racconteranno anche le persone, di gatti bruciati messi a fianco, dati alle fiamme, messi a fianco di fronte ai portoni dell'abitazione come segno comunque di violenza, di intimidatori. Sono dei gatti che sono stati addirittura uccisi con dei petardi. Ecco, qui ci sono anche delle baby gang che si divertono a fare queste cose, poi nel fine settimana partono, si spostano, vanno nel centro cittadino e capitano tutte quelle situazioni di aggressioni, violenze e quant'altro. Quindi l'appello forte ai cittadini che vivono al centro: non è un problema solo del
le periferie. Questa è una lotta che va fatta uniti, perché le bombe sociali poi partono dalle periferie e si spostano nei centri. Ma non solo questo è il problema, qui ci sono persone che spacciano di droga H24 giorno e notte all'interno di case popolari, che quando va bene si paga 15 euro a 20 euro, 30 euro al mese, poi le occupano abusivamente, le sottraggono ai persone che hanno diritto, ci sono aumentate anche le occupazioni abusive e quindi ci sono tante povere famiglie con disabili che stanno in attesa, in graduatoria, non possono avere un alloggio popolare perché il delinquente occupa abusivamente e c'è la casa popolare. E non solo, aumentano anche le infiltrazioni d'acqua, qui ci sono persone, sono testimonianze di persone che sono venute stamattina, il cui marito è morto perché la casa è infiltrata d'acqua, la fatiscenza, i muri incostrati e quant'altro, non si può andare avanti, persone che muoiono all'interno delle case popolari perché cadono a pezzi, questo è vergognoso. Io chiedo, e adesso continuerò a muovermi in questo senso, che qua venga istituito un servizio di pattuglia, ma non che ci prendi in giro, che dalla rotatoria venga al capolinea e torni indietro. Via Caduti per servizi è grande, ci deve essere istituito un servizio di pattuglia degno di questo nome. Andiamo adesso a Trasacco, perché è accusato di tentato omicidio il 77enne che 2 giorni fa ha coltellato in chiesa il parroco di Trasacco. Il prete non è, per fortuna, in pericolo di vita. Una notizia terribile che ha squarciato l'aria di tranquillità post-Covid trasaccana serale. Il parroco della comunità, Don Francesco Grassi, è stato accoltellato da un 77enne del posto, arrestato dai carabinieri della stazione locale. L'accusa è quella del tentato omicidio. Trasportato ieri sera d'urgenza in ospedale ad Avezzano, è stato subito curato e medicato. Aveva ferite alla gola e alla testa, però è fuori pericolo di vita. A monte dell'aggressione violenta, dissapori e vecchie ruggini legate alla confraternita. I militari dell'arma sono intervenuti subito, guidati dal luogotenente Croce. La prognosi è stata di 7 giorni. Sindaco, ieri nel tardo pomeriggio purtroppo si è consumato un gesto folle, diciamo che il peggio non si è verificato, perché poteva essere peggio di quello che è avvenuto, però il parroco locale Don Francesco Grassi, al quale ovviamente va la vicinanza di tutta la comunità, non solo di Trasacco ma anche della comunità marsicana, è stato accoltellato al volto, alla gola, da un 77enne del luogo, attualmente rinchiuso al carcere di Lanciano. È stato arrestato ieri dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, una storia veramente diciamo così tragica per quanto riguarda la tranquillità che qui si respira. Sindaco, a Trasacco siamo veramente tutti amici, lo possiamo dire. Una comunità fortemente solidale. Lei ha avuto modo di parlare con il parroco, come sta? Sì, ho avuto modo nella giornata di ieri di parlare con il parroco, l'ho fatto anche questa mattina. Il parroco sta molto bene, naturalmente è scosso per quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, però gli ho detto di farsi forza, di cercare di reagire appunto e mettersi alle spalle questo brutto momento. Alle spalle un motivo che è stato definito futile, perché parliamo, diciamo così, di livori che sono accaduti magari nelle settimane scorse, nei mesi passati, quindi nulla poteva far prevedere un epilogo, diciamo così, di questo tipo. La cittadinanza immagino sia rimasta scossa da quanto avvenuto. Sì, la cittadinanza comunque è scioccata, incredula, è sgomenta per quanto accaduto ieri. Nessuno si aspettava una reazione del genere, ma soprattutto perché il parroco è ben visto in questo paese e la persona che comunque ha aggredito il parroco è una persona mite, una persona che di chiesa, una persona che ha sempre cercato di proporre qualcosa di buono per Trasacco, per la confraternita, uno di noi. Luigi Cellini, questo è il nome dell'aggressore, è stato trasferito al carcere di Lanciano, dove si trova attualmente. L'arma, un coltello da cucina, è stata sequestrata dalle forze dell'ordine. Ancora cronaca, nei confronti di 3 persone ritenute appartenenti alla frangia di tifosi Ultras Lecce è stata notificata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. I 3 avrebbero partecipato all'assalto ai tifosi del Pescara nel 2019, a pochi chilometri dal capoluogo salentino, dove il 31 marzo si giocava la gara
tra le due squadre nell'ambito del campionato di Serie B. Quella sera un gruppo di circa 50 persone incappucciate attesero i mezzi a bordo dei quali viaggiavano proprio i tifosi del Pescara e poi lanciarono petardi, fumogeni, bombe carta e oggetti contundenti. Furono danneggiati un'auto e rotti i finestrini dei pullman, alcuni tifosi e autisti rimasero feriti. Potremmo ricominciare ad allenarci, potranno ricominciare ad allenarsi i 20 nuotatori ucraini arrivati a Chieti grazie al CONI e alla Croce Rossa in segno di solidarietà con i connazionali ancora in guerra. Sfileranno con la bandiera in occasione del Palio per la festa di San Giustino. Rimarranno a Chieti fino alla fine del conflitto in Ucraina i 20 nuotatori arrivati grazie all'iniziativa del CONI in collaborazione con la Croce Rossa. Hanno dai 14 ai 17 anni e hanno percorso 10 km di viaggio da Poltava. Dopo uno stallo a Leopoli sono giunti a bordo di un autobus di linea e sono alloggiati al Grand Hotel Abruzzo, ospiti della regione. I ragazzi inizieranno nei prossimi giorni gli allenamenti allo stadio del nuoto ESA di Chieti Scalo. Per loro sarà un'opportunità di tornare in acqua dal primo giorno di guerra. È da allora infatti che hanno dovuto interrompere gli allenamenti e loro la guerra l'hanno vista da vicino, perché proprio il primo giorno dei bombardamenti sono dovuti uscire dall'acqua durante l'allenamento dopo il suono della sirena che ha preceduto l'esplosione di due bombe a poca distanza dalla piscina. Sono venuto a conoscenza della disponibilità del responsabile Micola del Comitato Olimpico Ucraino. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato questo lavoro abbastanza complicato per via delle pratiche burocratiche per farli uscire dall'Ucraina. Dopo un mesetto di lavoro siamo riusciti a portare questi 20 atleti. È stata un'ulteriore possibilità, grazie alla collaborazione con Alessio e con il CONI, di assistere la popolazione ucraina che arriva sul nostro territorio. In particolare in questa occasione ci siamo occupati del trasporto dei ragazzi che sono arrivati sul territorio chietino. Cosa le hanno raccontato i ragazzi? Allora, in particolare i momenti emozionanti sono quelli che loro raccontano come la possibilità di continuare a fare una vita tra virgolette normale, quindi ad allenarsi normalmente sul nostro territorio, quella normalità che purtroppo nel loro paese attualmente non c'è. E Chieti si dimostra di nuovo una città accogliente. Il giorno di San Giustino i nuotatori ucraini sfileranno con la bandiera ucraina per le vie del centro in occasione del palio dell'Urikhiap. Un'esperienza per loro nuova che vivono con grande gratitudine per coloro che li hanno invitati. Dico sinceramente, prima cosa ringraziarvi a tutti, specialmente al governo italiano, il Comitato Olimpico Italiano. Sarà ristampato da Rubbettino il romanzo Tiro al piccione di José Rimanelli, la presentazione a Palazzo Ex Gil di Campobasso. Quella di Marco Laudato, alter ego dell'autore, è una storia della guerra civile vista dalla parte sbagliata, dalla parte di chi ha perso. A raccontarla è stato lo scrittore molisano, originario di Casa Calenda, José Rimanelli, nel celebre romanzo Tiro al piccione, che adesso esce in una nuova veste editoriale per i tipi dell'editore Rubettino. La presentazione in anteprima nazionale a Palazzo Gilla, Campobasso. Sì, credo sia una bella giornata, perché José Rimanelli è, come giustamente diceva lei, una delle voci più autorevoli del Novecento italiano. Mancava dalle librerie da un po' di tempo, un po' per disattenzione, un po' per, posso dire, anche una qualche forma di allontanamento da parte dell'intelligenza italiana di una figura irregolare ma grandissima. Io sono sulle sue tracce da tanto tempo e sono felice che con Tiro al piccione innanzitutto si possa riportare all'attenzione del pubblico italiano un'opera fondamentale. Tiro al piccione costò a Rimanelli l'ostracismo della critica militante, allergica ad ogni lettura estranea alla vulgata comune dei vincitori. Si tratta invece di un'opera di grande libertà e indipendenza, sottolinea la curatrice del volume Anna Maria Milone. Marco Laudato racconta questa storia, racconta la guerra civile in un momento dove in effetti viene arruolato un po' per forza, diciamo, un po' si trova nel
nelle contingenze senza sapere esattamente che cosa stava facendo, quindi si trova un po' trascinato e racconta sì, questa guerra con occhi di un ragazzo di 17 anni che non ha esattamente una coscienza politica. Rimanelli è rimasto per troppo tempo un autore confinato in un cono d'ombra ed un solco fatto di svisamenti politici, di cattive letture, e quindi riportare alla luce quella che era la bellezza letteraria di quest'opera e di sottolineare quella che è fondamentalmente il principio di libertà che ha animato sia lo scrittore che il suo primo personaggio, il suo primo alter ego, per me, per noi, è stata una cosa fondamentale. Giornata dedicata allo sport e all'inclusione mercoledì scorso a Pescara, un evento organizzato da Sport e Salute che in Abruzzo raggiunge oltre 60.000 bambini. Giuseppe Dintino. Sport e Salute fa tappa a Pescara. Mercoledì scorso all'Istituto Volta lo sport è stato alla portata di tutti, specialmente dei più piccoli. Il progetto si rivolge a praticanti di ogni livello e fascia sociale. In Abruzzo Sport e Salute S.p.A. raggiunge circa 44.000 bambini delle scuole elementari e 18.000 delle scuole medie. La finalità di questi progetti, come ben sappiamo, è quello di favorire soprattutto l'associazionismo sportivo, ma l'attività gratuita a ragazzi appartenenti, diciamo, a famiglie meno abbienti e con situazioni a rischio. A guidare i ragazzi lo schermidore olimpico Sandro Cuomo, che partecipò ad Atlanta 96, e il campione della pallamano Settimio Massotti. Oggi siamo qua per questa iniziativa di sport per tutti, inclusione, che è l'esempio di come lo sport possa mettere insieme tutte le culture, tutti i livelli sociali, unire e far giocare tutti in uno stesso campo. Quindi questo è uno dei messaggi dello sport, non è l'unico. Oltre ad avere risvolti educativi, ma soprattutto anche per lo sport in genere, è fornire la possibilità di reperire anche dei talenti, no? Avvicinare la disciplina sportiva e avere sicuramente una maggiore scelta nell'individuare i talenti. In una simbolica unione delle province di Pescara e Teramo hanno partecipato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescara Spromotion e la pinetese Summer Smile. Intanto abbiamo unito due territori, Pineto e Pescara, quindi due province al centro di una premialità che ha visto due società locali, una di Pineto e una di Pescara, coinvolgere centinaia e centinaia di studenti. Sappiamo quanto sia importante lo sport, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando. Siamo da una pandemia, in un periodo in cui i ragazzi sono stati costretti a rimanere a distanza, c'è tanta voglia di fare sport. Io faccio i complimenti soprattutto a tutte le associazioni del nostro territorio che si sono messe in gioco e hanno partecipato a un grande bando, il bando che aiuta a vincere l'inclusione, salute, sport, che finalmente sono un'unica cosa, e noi come amministrazione comunale siamo pronti a promuoverla, adesso e sempre. E questo servizio ci introduce alla pagina di sport di Serie C, vigilia della gara contro la Feralpisalò per il Pescara, che sarà senza Drudi infortunato e Dursi squalificato dal giudice sportivo per due giornate. Luciano Zauri però è convinto della qualità della sua squadra, che a volte ha mostrato qualche limite difensivo. Per il Delfino c'è l'obbligo di fare risultato tra le mura amiche, visto che il ritorno giovedì prossimo sarà a Salò. Ascoltiamo Zauri questa mattina in conferenza stampa. C'è 80 minuti, ok, però è chiaro, come si dice, ragioniamo partita per partita, no? Adesso abbiamo questo primo round, appunto, dove ci andiamo a misurare con una squadra che ha fatto molto bene nel proprio girone, una squadra tonica, fisica, dinamica, non a caso è arrivata terza, per cui una squadra che è sicuramente in palla. Ha avuto due partite in meno nelle gambe, che non è un dettaglio, ma noi siamo pronti, quindi niente alibi come al solito, noi ce la giochiamo alla grande, siamo una squadra forte, però è chiaro, sarà sempre quel campo a dire la sua. Nessun problema da questo punto di vista, dal punto di vista fisico stanno tutti bene, quindi Cascatore, insomma, i noti. Da questo punto di vista nessun tipo di problema. E il ballottaggio me lo porto, però stanno bene, Franco è entrato benissimo l'ultima partita, Iago ha fatto una grande partita, e quindi insomma abbiamo un'arma in più nel nostro arco.
Allora, dal punto di vista dell'atteggiamento credo che tutte le squadre possano migliorare, perché insomma oggi nel gioco del calcio, appunto, se non hai questo tipo di voglia di vincere o di recuperare un risultato negativo, non puoi andare da nessuna parte. E una squadra che ce l'ha, ha nelle proprie corde questo tipo di discorso, anche se fa della qualità probabilmente il proprio aspetto migliore, quindi da questo punto di vista forse qualcosina concede alle altre, però ripeto, abbiamo tante qualità e se non dobbiamo dimostrare quelle. Sicuramente giocheranno giocatori che hanno partecipato alle ultime gare con continuità, quindi da questo punto di vista sono costretto a cambiare forza maggiore per quanto riguarda Drudi per l'infortunio, però in generale, ripeto, andranno in campo giocatori che hanno giocato nell'ultimo periodo assolutamente. Noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincerla con le nostre caratteristiche dove e le nostre qualità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei momenti in cui subiremo? Sicuramente sì, perché la squadra è forte, ma ci sono dei momenti in cui avremo noi il pallino come è successo nell'ultima partita. Abbiamo pareggiato tante partite rimontandole, ma potevamo probabilmente anche vincerla l'ultima partita che abbiamo giocato, con tante occasioni abbiamo avuto, quindi l'atteggiamento nostro non deve mai mancare, come dicevamo prima, ma dobbiamo essere più cattivi in fase realizzativa e più attenti in fase di non possesso dove abbiamo concesso troppo. Le nostre qualità non devono diventare un nostro difetto, no? Chiaramente portando molti uomini sopra palla rischiamo appunto di creare qualche difficoltà alla difesa, che spesso si è trovata a difendere senza nessuno schermo, quindi questo potrebbe essere una difficoltà al di là degli interpreti, no? Perché dopo alla fine non è importante chi giochi, ma è importante quello che il ragazzo va a fare in determinato ruolo, quindi è un discorso di squadra sempre, sia quando attacchiamo facciamo bene, ma anche quando difendiamo, quindi al di là dei nomi e degli interpreti, secondo me è l'atteggiamento, come dicevamo prima, che deve migliorare in entrambe le fasi, migliorando la fase realizzativa sì, ma anche quella di non possesso dove tutti devono dare una mano. Per me come ti posso dire, i protagonisti sono loro, la squadra è il protagonista, non è l'allenatore, per cui se parto da questo presupposto la squadra è il protagonista, quindi vanno ascoltati, vanno aiutati, è chiaro che comando io, è chiaro che la responsabilità è la mia e comando io, però loro non possono essere un tutt'uno con loro. Mi confronto, confrontarsi è una parola grossa, vuol dire che comunque sia, magari se ho una scelta da fare, magari gliela comunico, questo sì, perché a volte i ragazzi a volte possono anche non capire, perché giustamente il giocatore, passami il termine, il giocatore è egoista, il giocatore pensa ovviamente a sé, a differenza dell'allenatore che giochi tu o gioco io, l'importante è che la squadra vinca, quindi questa differenza sostanziale che c'è tra me e loro, l'obiettivo comune è che Pescara vinca. Tutte a disposizione invece sul fronte bresciano per Stefano Vecchi nella Feral Pisalò, che appunto domani sarà di scena all'Adriatico Cornacchia per gara 1 della fase nazionale dei playoff di Lega Pro. Una sfida stimolante, così la descrive il tecnico della Feral. Siamo pronti per queste due sfide, siamo pronti per domani e ci andiamo con grande entusiasmo e con la consapevolezza di una squadra che ha fatto un ottimo campionato e che vuole giocarsi le sue carte nei playoff. Visto che abbiamo preso la quarta classificata di un girone difficile, quindi probabilmente se si guardano i numeri sì, però siamo contenti lo stesso perché andiamo a confrontarci con una piazza prestigiosa e in un bello stadio e contro una squadra che che ci metterà sicuramente alla prova. Ma siamo convinti di poter fare bene e quindi se si vuole andare avanti e arrivare fino in fondo, come la nostra ambizione, come la nostra storia recente richiede, dobbiamo affrontare squadre forti. Da un lato indubbiamente sono più pronti alla gara, all'agonismo mentalmente, hanno affrontato già due gare difficili, due gare complicate, ne sono venuti fuori positivamente, quindi da questo punto di vista sicuramente possono avere qualche vantaggio. Noi abbiamo avuto la possibilità di prepararci con più tranquillità e magari recuperare anche un po' le forze.
Ci sono pro e contro in questa situazione nei playoff, e dobbiamo essere bravi noi ad entrare subito mentalmente e a calarci subito mentalmente nella gara, nella partita, ma non credo che sia un problema, visto che, considerato che ci siamo fermati solamente una domenica, quindi poi alla fine lo stop è relativo, insomma. Loro sicuramente, probabilmente, da quello che leggo, si aspettavano qualcosa in più durante il campionato, essendo una squadra retrocessa, essendo una squadra che ha fatto categorie importanti, una piazza importante, quindi probabilmente si aspettavano una stagione diversa, però mi sembra, da quello che leggo, che c'è la richiesta del pubblico di essere presente in massa, quindi sarà di certo una partita stimolante, bello ritornare a giocare partite col pubblico, anche se non sarà per noi, però tornare a giocare con la gente in un contesto del genere sicuramente è una cosa indubbiamente bella. È un test importante, perché chi ha personalità, chi ha carattere, non si fa influenzare dall'ambiente, pensa al rettangolo di gioco, pensa ai compagni, agli avversari, alla palla e lascia stare tutto il contesto. Vedere però attorno tanta gente in uno stadio, in un grande stadio, sicuramente fa sentire calciatori, e quindi è di certo stimolante. E in Serie D in questo pomeriggio si torna in campo dopo la domenica di sosta per permettere la disputa dei recuperi. Impegni per 4 formazioni abruzzesi. Alle 16 infatti ci sono Fano Nereto, Castelfidardo Trastevere, Notare Scopineto, e alle 18 Chieti Aurora Alto Casertano. Il clou allo stadio Vincenzo Savini di Notaresco, per uno scontro tutto in chiave playoff, con i rossoblù che devono riscattare la sconfitta di 2 settimane fa a San Benedetto del Tronto, e il Pineto invece che deve recuperare un punto sull'8 di squadre che sono attualmente qualificate per la post season. Sempre alle 16 il Nereto, già retrocesso in eccellenza, va a far visita al Fano, che invece cerca punti per la salvezza diretta. Alle 18 impegno interno per il Chieti, che riceve la visita dell'Aurora Alto Casertano, fanalino di coda del girone F. Per i neroverdi occasione ghiotta per avvicinarsi al gruppo di formazioni in lotta per i playoff. Domani invece il programma si chiude con il resto delle partite, tra le quali sempre alle 16 Castelnuovo Tolentino e Vastese Fiuggi. E prima di chiudere, una comunicazione di servizio. TV6 infatti informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e i referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi, via Nazionale Adriatica Nord, numero 26, numero di telefono 085-930020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. E con questa informazione si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo la seconda edizione alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.